domenica, parliamo dei tornei CAM di Paolo Allegrini e oggi devo parlare con Alberto. Alberto che è presidente del il Turriga, calcio a 11 over 39 di Selegas, vero Alberto? Ho detto bene, sì? Sì, benissimo, benissimo. Allora, prima di tutto ti chiedo, se vogliamo dare un voto al Turriga, che voto diamo da 1 a 10? Allora, 10 per l'entusiasmo. 10 per l'entusiasmo, eh? Questo lo poi diciamo 7 per tutto il resto. Ho capito, come siete messi in classifica? Beh, abbiamo pareggiato a Isili ieri, partita molto combattuta su campo in erba pesantissimo, un caldo terribile, però è bella squadra anche l'Isili, bella squadretta, ci siamo difesi, diciamo che abbiamo meritato secondo me ai punti. Adesso, adesso chiama quelli dell'Isili. Dai, che sono molto sportivi. Tra l'altro ci hanno fatto una bellissima accoglienza e ci hanno anche poi fatto un bel terzo tempo a fine partita con è uno spirito eccezionale. Questo è bello perché, come dico sempre, se le grandi squadre in Serie A facessero e prendessero esempio dall'umiltà, dall'educazione dei dilettanti, chiamiamolo così, sarebbe bello vedere il terzo tempo tutte le domeniche, o no? Penso di sì, il problema è che purtroppo molte ruggini che si creano in campo non vengono risolte con il terzo tempo a fine partita. Noi invece, perché siamo proprio amanti del calcio, ci piace risolverle poi chiusa la partita e finita. È una amici che si bevono una birretta insieme e passano un pomeriggio poi di calcio e di amicizia. Ecco, quello che praticamente dicono tutti, io ho intervistato presidenti, allenatori, giocatori, diverse squadre, diverse discipline e tutti hanno detto la stessa cosa, quello che hai detto tu. E questo è bello, veramente molto molto bello. Senti, il Turriga è una società che esiste da quanto? Da 2 anni ormai, questo è il secondo campionato che facciamo. A Selegas c'era una squadra del Selegas, eravamo troppi atleti e ci siamo divisi perché tutti volevano giocare, d'amore e d'accordo. E niente, adesso c'è la squadra del Selegas e poi quella del Turriga che è nata 2 anni fa e niente, l'anno scorso siamo arrivati alle semifinali regionali con spareggio a Barumini. Mm-hmm. Abbiamo perso purtroppo i rigori, però è andata bene, dai. Per essere il primo anno abbiamo fatto praticamente anche molto. Quindi tu sei presidente da poco praticamente? Sì, io sono 2 anni, dall'anno scorso presidente, quest'anno il secondo anno e presidente giocatore. Anche giocatore quindi? L'entusiasmo c'è da giocatore, poi da presidente ci sono un po' più di preoccupazioni, però l'entusiasmo è da giocatore ancora. Quello importante, che non manchi mai l'entusiasmo, perché se manca quello poi buonanotte. No, ci mancherebbe. Guarda, certo, 10 per l'entusiasmo perché sono tutti compagni che hanno solo voglia di giocare, hanno voglia di farsi la sgambattina al sabato pomeriggio, però non mancano un allenamento, questo è importante perché questo vuol dire che comunque la squadra c'è. Ecco, no, infatti quello è importante, che quello che hai detto, che non mancano un allenamento, ciò dimostra che ci tengono, diversamente. Esatto. Cioè, se uno non vuole andare, dice guarda, ho impegni di lavoro, non posso venire, la scusa. Invece no, se vanno evidentemente c'è un motivo. Sì, è vero, guarda, raramente manca qualcuno agli allenamenti, questo è importante. Guarda, due sono le cose, o vanno perché sono entusiasti di andare a giocare a pallone o vanno per non vedere la moglie, quindi tu... non penso. Davvero, sono proprio entusiasti, questo. Ecco. Certo. Senti, il Turriga cosa significa? È un nome di cosa? Allora, è una zona di Selegas dove si produce poi il vino famoso di Argiolas. Ecco. Sì, noi abbiamo preso spunto un po' perché è una zona di Selegas, un po' perché comunque ci organizziamo spesso delle festicciole tra di noi, quindi il Turriga fa da padrone. Ecco, che bello, sa che vengo a trovarvi qualche giorno. Volentieri. Va bene, senti Alberto, io ti ringrazio, sei stato chiarissimo, anzi sicuramente so che ci risentiremo perché da qui alla fine del campionato, perché ci risentiremo sicuramente. Io ti ringrazio, in bocca al lupo per la tua carica di presidente, ma soprattutto in bocca al lupo alla squadra, il Turriga di Selegas, va bene? Grazie, buona anche a voi. Grazie, buona domenica. Bene. Tanto, ciao. Ciao, grazie.